Viaggiatori senza una meta, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo detto più di qualche volta che non visitiamo luoghi, non visitiamo grandi città, ma questa volta mi è sembrato giusto visitare questo posto. E adesso Jagoda vi dirà il nome del paese, perché io non riesco a dirlo, a me è troppo difficile come parola. Ci troviamo esattamente in Gechwald. Gechwald è il nome della città, che poi tra l'altro non è una città, è un piccolo paese a 100 km dalla Russia, più sì. O meno saranno un centinaio di chilometri dal confine russo. E ripeto, il nome della città non vi dirà niente, ma vi dirà qualcosa un film che è stato girato in questi luoghi. E il film è Valkyria, l'attentato ad Adolf Hitler. Siamo proprio nella zona dove ci fu l'attentato, dove c'è il bunker, dove c'è un museo. E mi è sembrato giusto far visita a questo posto perché è di tale importanza. Tra l'altro a noi ci piace la storia della prima e seconda guerra mondiale, e quindi ci è sembrato giusto visitare questo posto. Adesso noi faremo un giro, certo non siamo Piero Angela, quindi tutto ciò che vi diremo o l'abbiamo preso su internet, o alcune cose le so io perché è appassionato appunto di seconda guerra mondiale, prima e seconda guerra mondiale, qualcosa la so. Il luogo diciamo che è molto vasto, molto ampio, molto grande. Si trova immerso in una foresta, e questa foresta all'epoca fu scelto appunto questo posto perché vicino ai confini russi, e tra l'altro è immerso in una foresta molto densa, molto fitta, e quindi fu scelto questo posto. Adesso noi cominceremo la visita turistica, e con la speranza che questo video vi faccia piacere, e continuiamo, andiamo, vediamo. Ok, il camper è lì, come potete vedere abbiamo posizionato il camper lì. Ci sono altri camper. Questa zona qui che vedete praticamente è una zona adibita esclusivamente a parcheggio di camper e tende. Ci si possono anche posizionare le tende. Si può rimanere per la notte, e il biglietto di entrata costa 70 zlot. Equivale in euro a 16 sì. euro. 16 70, euro 70 svolti sono camper e due persone 70 adulte. 70 svolti sono camper e due persone adulte, equivale a 16 euro. È molto bello qui, tra l'altro. Noi ci siamo posizionati sotto l'ombra perché fa caldo, nonostante ciò siamo ai confini con la Russia. Il giorno fa veramente caldo, ieri ha fatto tipo 27 gradi, siamo quasi arrivati a 30 gradi, quindi vi lascio immaginare, la temperatura è molto alta. Bene, continuiamo, andiamo, vediamo se riusciamo a trovare una carta della zona, una mappa, perché non abbiamo niente, non sappiamo neanche da dove cominciare, quindi andiamo alla ricerca di una mappa. Nel frattempo che cercavamo una mappa, ci siamo imbattuti nell'entrata del bunker. Questo penso che sia stata una delle guardiole a protezione dell'entrata. Ma è una cosa pazzesca, guardate che muro, cioè guardate quanto era spesso il muro. Vediamo un po', è anche mezzo accessibile. Guardate le dimensioni del tetto, questo doveva essere il tetto. Pazzesca sta cosa, areazione, queste erano penso le prese di areazione del bunker. Una cosa pazzesca, spero che il video si senta bene, l'audio, perché sento che stanno facendo dei lavori e non vorrei che interferisce nell'audio. No.
era, secondo me quella è l'entrata. Sì, quella era l'entrata. Siamo appunto all'entrata del quartier generale. Questo era uno dei principali quartier generali di Adolf Hitler, del Führer, che poi all'epoca qui non era Polonia, era Prussia orientale. Qui c'è un altro. Erano quelli simpatici con i nazisti, no? Qui era simpatizzanti. Sì. La Prussia orientale erano simpatizzanti del Führer. Sì, e appunto di, era ai confini. Il popolo tedesco, no? Sì, appunto con i confini con la Russia. Beh. La mappa niente, non l'abbiamo reperita perché dicono che purtroppo sono terminate e non ci sono. Lo seguiamo il tour. Questo che vi mostro adesso è il bunker dove è avvenuto l'attentato a Hitler. Questo bunker qui non era effettivamente un bunker, era adibita come stanza degli ospiti, era una sorta di locale per accogliere gli ospiti. E questo qui è esattamente dove è avvenuto l'attentato. Qui c'è una targa che riporta che Adolf Hitler è stato in questo posto, diciamo che è venuto in questo posto fino a giugno del 44. Qui Hitler è stato, diciamo che ha visitato questo posto fino a giugno del 44, poi dal giugno del 44 in questo luogo non è più venuto. L'unico problema che ha riportato durante l'attentato è stato semplicemente un danno ai pantaloni. Praticamente c'era una sorta di strappo sui pantaloni. Gli è stato salvato dal tavolo, perché durante l'esplosione il tavolo si è girato e diciamo che gli ha salvato la vita. Qui c'è una targa dove è riportato praticamente il nome dell'attentatore che posizionò la borsa. E proseguiamo il giro. C'è molta gente, io ho dovuto applicare un microfono con cavo perché ci sono molte guide turistiche e non vorrei che influenzano sull'audio. Suggestivo come posto, molto suggestivo. È da tener conto anche una cosa che noi non abbiamo detto, che questa praticamente è la zona delle Masurie, dove ci sono i laghi. E anche per questo fu scelto questo luogo, circondato da laghi praticamente, questo posto è all'epoca Prussia, come già detto. Questa che vedete è una rappresentazione fatta di sculture in legno che rappresentano i polacchi dopo la disfatta di Hitler e in memoria di coloro che sono caduti nello sminamento della zona. Perché voi pensate una cosa, che in tutta nella zona circostante il bunker c'erano praticamente 54.000 mine, e dopo la disfatta di Hitler, dopo la disfatta tedesca, è cominciata la bonifica. E questa è memoria di coloro che hanno perso la vita durante lo sminamento. Tanta roba, eh? Mm-hmm. Qui c'è una targa in polacco. Noi fortunatamente conosciamo il polacco, noi, insomma, io non tanto, poco e niente. A Jagola molto di più, polacca, quindi. Ecco qui rappresentato la bonifica della zona. Ma voi pensate una cosa, in tutta l'area c'erano 54.000 mine, una cosa incredibile.
E questa, se non sbaglio, dovrebbe essere il bunker. La zona, c'era una sorta di muro molto ampio, molto grande. È che più, secondo me più che un bunker sembrava un campo di concentramento, devo dire la sincera verità. C'è la stessa atmosfera di un campo di concentramento. Proviamo ad accedere al bunker. Guardate lo spessore di queste pareti. Una cosa incredibile, veramente. E purtroppo c'è un cartello che limita divieto di transito alle persone. Lì ci sono delle scale, credo che portino a dei piani superiori. C'è veramente mastodontica sta struttura, veramente enorme. Andiamo, proseguiamo. Questo bunker che vedete è stato costruito a metà del 42. È nato come sala radio. Qui venivano effettuate le trasmissioni radio. E era nata come una struttura in legno, una classica struttura in legno, e poi con il passare del tempo è stata rinforzata. E infatti, se vedete bene la costruzione è molto diversa dai bunker che abbiamo visto prima. Come struttura è molto, ma molto diversa. E questa era adibita a sala radio. Molte di queste costruzioni in quest'area erano costruite in legno e con il passare degli anni sono state rinforzate o modificate con strutture in acciaio e strutture in ferro, e molte di queste strutture erano costruite in legno. E andando avanti con il tempo sono state modificate, sono state apportate modifiche e sono stati trasformati in bunker. Questa struttura che vedete adesso era adibita a ricovero antiaereo, e leggevamo qui la traduzione che i muri sono spessi 3,50 m, tra un, come potete notare qui, 4 metri 4 metri, 2 metri 3 metri, tra un muro e l'altro c'era una sorta di intercapedine, appunto per accudire eventuali bombardamenti. Era un ricovero antiaereo. E anche qui troppo inaccessibile. Non so se le immagini rendono, ma vi posso garantire che queste strutture sono veramente enormi.
Bunker numero 11 questo sì. Qui. Sì, perché Martin Brown. Questo non lo so chi era. Forse saranno stati dati dei nomi a degli eroi durante la guerra. Sicuramente qualche cosa di importante. Sicuramente. Martin Brown. Dovremmo vedere un attimo su Google. Ma presumo che sia stato. No, forse uno come Himmler. Sì. Importante, no? Guardate questa immagine. Saranno 3 metri di muro. Poi alla base è molto più grande. Qui siamo sempre nel rifugio antiaereo. Molte di queste strutture, come voi notate, sono state abbattute. Sono state abbattute dai tedeschi dopo la disfatta. E la stessa cosa fecero a Birkenau, Auschwitz. No, Birkenau sì, Birkenau non... Auschwitz non ce l'avranno tempo. Non hanno avuto tempo. E Birkenau non c'è rimasto praticamente niente. Noi siamo stati a Birkenau. E non c'era niente in piedi. Sì, perché là c'era tutto di legno, no? Sì, era tutto di legno. Che poi venivano portati lì a Birkenau. Da Birkenau venivano selezionati e portati a Auschwitz. Noi ci siamo stati. Io non faccio riprese di quel genere perché sinceramente c'è poco da riprendere. Però vi posso garantire che come luogo Birkenau era più grande di Auschwitz, come aria era molto più grande e c'era solo un forno crematorio. Auschwitz no. Quando voi vedete molti di voi sicuramente avranno visto i film riguardanti la Shoah. Quando voi vedete che il treno arriva, quello lì non è Auschwitz. Quando deportavano gli ebrei con i treni, in molti film si nota questo treno che arriva e quella che vedete non è Auschwitz, Birkenau, molto vicino a Auschwitz. Quanti saranno? 3 chilometri? 5 chilometri da. Poi tutti devono passare a piedi. Sì. Da Auschwitz a Birkenau circa 5 chilometri. Era purtroppo la prima tappa per gli ebrei. Proseguiamo, andiamo, c'è tanta gente. Spero che l'audio sia buono perché purtroppo le guide turistiche parlano e cerco in qualche modo di non riprendere l'audio delle guide. Non credevo che era così vasta come aria. Io mi sono interessato nell'arco degli anni, ma non credevo che fosse un'area così vasta. E quindi. Polacca la guida. Resztę sprzedał za duże pieniądze dla tam angielskiej jakiejś redakcji, gazety. To jest odrodzenie nowe. Tam dalej Wagner, dobry urzędują. Przeszły te pola przez pola. Questo qui che vedete alle immagini. Adesso vi mostro una cosa. Questo non è un muro a protezione del bunker, ma bensì il tetto. Questo abbiamo escavolato dalla guida che parlava e molti pensano che sia un muro di protezione, ma è venuto giù quando è stato abbattuto
è venuto giù in questa posizione, e questo è il tetto del bunker. Quest'area c'era lo spaccio, c'era il bar dove venivano a prendere il caffè, era una sorta di spaccio. Vi mostro una cosa, questa parte del bunker è capovolta. Se voi notate, è conica. Questa è una parte del tetto. Durante l'esplosione si è posizionata in questo modo, vedete, sotto è conica e è venuto da lì, da questo bunker. Ma immaginate l'esplosione come può essere stata dirompente, ma immaginate anche come poteva essere la struttura circostante per sostenere una cosa del genere. Questa è parte del tetto, è conica. Sì, un tipo di ammortizzatore. Sì, i classici ammortizzatori. È conica per il semplice fatto che gli ordigni esplosivi non si posizionavano sul tetto, non rimanevano sul tetto, scivolavano lateralmente, come tutti i bunker. E forse qui parte del tetto è ancora visibile lì su. Ah, là, sì. Sì. Credo che quello sia parte del tetto che è rimasta inesplosa. Mi sembra che diceva che qui era entrata di quello punto. Non voglio si avvicinare troppo. Sì, e in effetti non ci avviciniamo troppo alle guide, perché no, ma più che altro danno fastidio pure all'audio che facciamo noi. Il numero 20 che vedete sta a indicare un altro bunker. Questa era l'abitazione personale dell'aiutante di Hitler, persona di fiducia molto vicino a lui. Questa era la sua abitazione. Qui abbiamo una rappresentazione dell'attentato ad Adolf Hitler, come la valigetta venne posizionata in quel modo lì. Questo è Stoltenberg, l'attentatore. E l'attentato venne esattamente il 20 luglio del 1944. E questo è il tavolo che salvò la vita ad Adolf Hitler. Alle 12:42, qui è riportata addirittura una targa
con scritto 20.07.1944 alle 12.42. E qui ci sono le varie testate giornalistiche, e qui riportano, credo, vari articoli sulla Germania. Non so se si riesce a vedere, ma sotto ci sono delle immagini di repertorio riprese dopo l'attentato. E infatti, se voi notate, la struttura non era diciamo completata, non era effettivamente un bunker. Come già detto all'inizio, era una stanza per gli ospiti, e la maggior parte della struttura era rifinita in legno. C'è Jacoda che ci aiuta in questa parte del percorso. Appunto, parlavamo della resistenza polacca a Varsavia, che purtroppo durante i combattimenti non andò a buon fine. Metà della resistenza polacca, anche più della metà della resistenza polacca, venne distrutta. E in questo luogo, in questo locale, venne deciso che cosa fare di quei pochi che erano rimasti della resistenza polacca, e qui si prese una decisione di radere al suolo Varsavia, e Varsavia venne distrutta, gran parte di Varsavia venne distrutta. Eh sì, 99%. Il 99% di Varsavia venne distrutta. In effetti, io ho visitato Varsavia e fu ricostruita dopo la Seconda Guerra Mondiale. Pochi edifici originali rimasero in piedi. E in questo locale venne decisa la sorte, appunto, di Varsavia. E in effetti, ecco, qui ci sono le varie immagini di Varsavia distrutta. Ma la nostra Serenka ancora esiste. Molti bambini combatterono durante la resistenza. Molti bambini durante la resistenza polacca presero parte al combattimento.
abbiamo detto stamattina che all'interno del museo c'è il parcheggio. Siamo quasi arrivati. Vedo Baby. Totò, non sapevamo che il cane poteva venire, purtroppo Totò sta in camper, lui soffre molto la confusione. Se c'è confusione intorno a lui, purtroppo tende a nascondersi e è rimasto in camper. Chi seguirà i nostri video sa che Totò purtroppo un carattere un po' particolare, preso un canile e l'atteggiamento non è un cane che si può portare in giro. Non è un cane, anche se abbiamo provato in qualche modo di fargli togliere quest'ansia, ma non si fida della gente, non si lascia avvicinare, molto territoriale. E vabbè, e allora in questi casi preferiamo che lui si riposa, non si stressa. Oggi ci sposteremo da qui e poi troveremo uno spazio dove farlo sgambettare. Siamo tornati qui alla sosta. C'è tanta gente. Stamattina all'entrata c'erano addirittura dei pullman. Però l'aria è talmente ampia, talmente vasta, insomma alla fine anche la sosta, guardate, questa è la parte adibita ai camper, tutta questa parte qui che vedete, tutta quella parte lì, la parte dietro, qui è tutta adibita al camper. Mostra ancora l'aria, questa è l'aria adibita ai camper, il parcheggio molto ampio, molto vasto. Ma diciamo che più adibita a campeggio, quest'aria è adibita a una sorta di campeggio, perché si può campeggiare anche volendo, si possono piazzare le tende, si può accendere il fuoco. Qui c'è l'aria proprio vicino al nostro camper, tra l'altro c'è l'aria barbecue. Qui ci sono i spiedi. Ci sono anche i spiedini in dotazione. È anche attrezzato con la corrente, acqua e corrente. L'unica cosa che manca è lo svuotamento del WC, non c'è, ma presumo che insomma ci sono i bagni chimici. Noi abbiamo pagato soltanto la sosta e non abbiamo pagato il pernottamento, perché sinceramente come Auschwitz e Birkenau non è che ci piace tanto dormire a ste soste così, e quindi non abbiamo pagato per il pernottamento. Mangiamo qualcosa e poi ci rimettiamo in marcia. Ci siamo concessi un pasto qui al ristorante del museo e guardavo il menù, sembra una dichiarazione di guerra. Guarda, hai visto la copertina, guarda, sembra una dichiarazione di guerra, eh? Molto originale.